benvenuti su Time Tour. Siamo con Achille Rota, un immenso onore e piacere portarlo sulla pagina. Vorrei fare due domande. Lui lavora per Bayod, quindi facciamo parlare lui che è meglio che sto zitto io. Quindi qual è il tuo lavoro? Qual è stato anche il tuo lavoro, il tuo passato? Allora, nel passato io ho lavorato per più di 10 anni in una ditta che si chiama Gérard Pergaud con il dottor Macaluso. Ho lavorato sulle complicazioni, ho lavorato sul tourbillon, sui tre ponti d'oro. Ho avuto un sacco di fortuna perché mister Macaluso mi ha prestato fiducia e ho potuto svilupparmi in tutto quel settore. Ci rendiamo conto di che abbiamo di fronte. Per me davvero, per chi mi conosce, è un'emozione davvero straordinaria. E qual è stato il pezzo che più ti ha colpito, su cui hai messo le mani? Io ho avuto l'opportunità un giorno, lavorando per una società, di fare un montaggio di un orologio che si chiama il Chanel Basel Star, che è pieno di diamanti, e devo dire che anche quando avevo lavorato sul tourbillon ero emozionato, però su quello, con tutti quegli diamanti, con saputo il prezzo, ero un po' sotto pressione. Prendo davvero. Esatto. E cosa pensi di Bayod? Allora, prima cosa, Bayod, c'è il personaggio, che Thomas è un personaggio stupendo, incredibile, entusiasmo, veramente una persona per bene. Ha lanciato il suo prodotto che ha delle bellissime qualità, il design è bello, e poi Thomas è una persona che si sa, spiega bene le cose, e io sono molto fiero di poter lavorare per lui. E quali sono le tue mansioni per Bayod? Ciò vuol dire? Il tuo lavoro vero e proprio per... Allora, noi per il momento facciamo una parte del suo assemblaggio. Abbiamo cominciato con il 1.4, 1.5, con i movimenti di base cinese, doppio oscillatore, e adesso stiamo lavorando, cominceremo a lavorare questa settimana sul Swiss Neko. Abbiamo belle quantità. Dunque sono contento di vedere quello che sviluppa e la qualità che c'è dietro. E più precisamente, oltre all'incassaggio, fate anche il controllo al 100% per vedere? Allora, dietro di là, certo, quando riceviamo le casse facciamo il controllo qualità sui quadranti, le lancette, i movimenti, facciamo tutto l'incassamento. Quando l'incassamento è finito, ci sono tutti i controlli che facciamo. Cioè vuol dire che controlla il livello del funzionamento del movimento con le tolleranze che abbiamo definito con Bayod, e poi facciamo anche il test di permeabilità. Ok, e cosa pensi del movimento con doppio oscillatore? Ma senti, devo essere onesto, io sono orologiaio di origine italiana, però orologiaio svizzero. Come te l'ho detto prima, all'inizio quando ti dicono abbiamo un movimento cinese, beh certo che all'inizio ti dice vediamo un po', e francamente sono stupito, perché questo movimento funziona bene, ha una base bellissima, è bello. Io sono contento di poter lavorare anche su prodotti che vengono di altri paesi che del mio. Ok. E del movimento Swiss Made invece? Quello saranno 150 anni che lo stanno sviluppando, questo è una base 28-24 che è stato sviluppato, prodotto da un'altra società, quindi Svizzera, funziona benissimo. Ci sono due o tre calibri svizzeri che quelli puoi andare tranquillo. E invece del tourbillon di Bayod cosa pensi? Questa è qualcosa che ha fatto Thomas dall'inizio, quando ha cominciato a fare questo. Io onestamente non ci credevo, e l'ha fatto. È bellissimo, funziona benissimo e ha raggiunto un prezzo incredibile. Bravo Thomas, basta. E comunque non vi abbiamo detto una cosa. Da dove vieni? Da Taranto. Siamo venuti alle Shadow Fond per un orologio di Taranto. Un piacere enorme.